Cambiamo argomento, parliamo del diabete giovanile che i medici chiamano anche di tipo 1. Quali sono i mezzi per sostenere e curare questi giovani e soprattutto dal punto di vista psicologico, come debbono essere sostenuti, seguiti questi ragazzi? Era il 26 agosto di 2 anni fa. Andrea, dopo un giorno e mezzo circa che vomitava il bambino, mia moglie l'ha portato dalla pediatra e la pediatra se n'è accorta che aveva un respiro affannato. E gli hanno fatto il tasso della glicemia e si sono accorti che era oltre 600. Aveva 17 mesi e la mamma, era una settimanella circa che aveva dei sospetti perché beveva molto, urinava tantissimo. Abbiamo preso coraggio, abbiamo misurato la glicemia e l'abbiamo trovata con un valore di 400. Dopodiché siamo andati all'ospedale. Andrea, 11 anni, e Thomas, 5, sono due bambini coraggiosi che da tempo lottano contro il diabete, una malattia che non ha riguardo della giovane età e che li costringe a tenere costantemente sotto controllo il livello di zuccheri nel sangue. Il diabete di tipo 1 è una malattia legata alla carenza, quindi alla mancanza dell'insulina da parte del pancreas, cioè il pancreas del paziente non produce più insulina. E siamo costretti a somministrarlo in maniera esogena, cioè dall'esterno. L'insulina serve per assimilare gli zuccheri trasportati dal sangue nelle cellule del corpo. Se questa manca, l'organismo entra in crisi. I sintomi purtroppo sono molto subdoli, però il bambino in genere comincia a bere molto, quindi ha una polidipsia, e a urinare moltissimo, quindi ha una poliuria. Quindi i sintomi cardini sono questi. Poi c'è una riduzione di peso anche se mangiano bene e quindi un'eccessiva riduzione di peso. Questi sono i tre fondamentali segni. Purtroppo in molti casi manca una diagnosi immediata da parte dei pediatri, con rischi molto concreti per i piccoli malati. Quando i livelli di insulina sono troppo bassi, il corpo non può usare gli zuccheri per sostentarsi e possono andare incontro alla chetoacidosi. Cioè, se non vengono curati e riconosciuti precocemente, l'organismo utilizza non lo zucchero, ma utilizza il grasso del proprio corpo. Quindi dimagriscono, perdono peso e utilizzando grasso producono i corpi chetonici, cioè acidi. Ecco perché si chiama chetoacidosi, perché producono acido e producendo acido poi vanno incontro a gravi conseguenze. L'età di insorgenza del diabete di tipo 1 si sta abbassando e non è raro che gli ospedali accolgano bimbi sotto i 5 anni. La diabete attualmente non si può guarire definitivamente. La cura, chiamiamola così, è l'insulina che deve essere somministrata 4 volte al giorno e con controlli molto ravvicinati della glicemia. Questi portano a una vita, diciamo così, accettabile e in qualche caso addirittura quasi normale. Le iniezioni possono essere fatte con mini siringhe o con dei microinfusori collegati all'addome e malgrado l'età, i bambini che soffrono di diabete l'affrontano con coraggio e responsabilità. Lui, siccome è un mangione, non si è limitato in nulla, diciamo, continua a mangiare tutto quello che mangiava prima, soltanto che prima del pasto deve fare la misura e dopo il pasto deve fare questa dose di insulina. Oggi già lui è abbastanza autonomo perché riesce a misurarsi la glicemia da solo, fa l'insulina da solo davanti a noi ovviamente. La speranza per il futuro è riposta nelle cellule staminali che potrebbero riparare il pancreas e in una nuova generazione di infusori, praticamente dei pancreas artificiali. Noi stiamo lavorando per poter migliorare la qualità di vita di questi bambini e che gli sforzi sono soprattutto legati al tipo di insulina, la modalità di somministrazione di insulina e all'educazione che il bambino e i genitori devono avere per poter gestire bene questa malattia.